Eder, Mech, Pallister. Cari ascoltatori, buona giornata da Sensitivo Locchi. Ci sono degli indagati in riferimento al caso della scomparsa di Cataleia avvenuta da Novoli il 10 giugno del 2023. Questo fatto degli indagati io lo ritengo un fatto per far vedere che le indagini non si sono mai fermate, ma se dobbiamo andare al concreto, allo specifico, le indagini sul caso della scomparsa di Cataleia sono ancora in alto mare, poiché di Cataleia sono oltre 5 mesi che purtroppo non si è saputo più nulla. Mi ricorda questo fatto anche il caso di Denise Pipitone. Anche in quel caso di Denise Pipitone è sparita e non si è saputo più nulla. Ma questo il Sensitivo Locchi non lo dice oggi. Il Sensitivo Locchi, questa frase, accostare il caso di Cataleia al caso di Denise, lo dissi quando l'11 giugno mi recai personalmente a Novoli, dopo che avevo capito che la situazione era drammatica, poiché avevo visto che Cataleia era stata uccisa. Se voi vi ricordate, il Sensitivo Locchi nei precedenti video ha sempre dichiarato questo, che arriveremo a Natale ancora e ancora Cataleia la staremo cercando. Oggi è novembre, a metà di novembre, e appunto da giugno a novembre di Cataleia non si è saputo più nulla. Il generale Garofano disse che secondo lui Cataleia è ancora in vita. Vede, generale, sperare di un fatto o avere elementi in mano per dimostrare che la bambina sia ancora in vita, tra lo sperare ed avere elementi in mano, ce ne vuole. Io sono pienamente convinto di ciò che ho visto, di ciò che dissi, e attendiamo se casomai il Sensitivo Locchi si fosse, speriamo, sbagliato e che Cataleia ritorni a casa. Ma oramai non ci credevo il giorno dopo, quando andai a Novoli, e non ci credo neanche ora. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitivo Locchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.